Ciao a tutti amori miei, ben ritrovati come sempre qui, nella mia cucinetta, piccoletta, sì, ma piena d'amore! Come state, cuccioli? Oggi andiamo a fare i ziti, le zita, io li chiamo ziti, mi piace di più, all'ortolana. Insieme a questa ortolana bella colorata tra peperoni, cipolle e patate, ci butto un pezzo di pancetta tesa perché ci sta sempre bene. Andiamo a vedere la mia pasta all'ortolana. Wow! Allora, padella sul fuoco, mettiamo l'olio non deve essere troppo, ma ci deve essere, quindi deve condire bene tutto quello che andiamo a cucinare, tanto l'olio d'oliva fa solo bene. Accendiamo a fuoco medio. Quando la padella è appena calda, non deve essere bollente, vado a mettere i peperoni. Io li ho tagliati così a quadrotti, voi potete farli a striscioline o anche più larghi, va in base ai gusti personali. Aggiustiamo ovviamente di sale e ovviamente il mio pepe, bello fresco. Dopo una soffrittura di 5 minuti faccio spazio al centro, così, e vado a mettere le patate, così. Ovviamente ogni volta che si mette un ingrediente si aggiusta di sale. Insieme alle patate vado a mettere un po' di rosmarino fresco, cioè seccato fresco, sempre la solita storia, questo è quello mio, del mio orticello bello. Guardate innanzitutto che bei colori che ci sono, dopodiché vi dico, aiutatevi con un po' di acqua, un mezzo bicchierino di acqua, non tantissimo, a cucinare tutto, perché così non rischiate di avere quell'effetto bruciato. Noi vogliamo cucinare le patate e i peperoni, non li vogliamo arrostire. Allora, dopo una quindicina di minuti che hanno cucinato così insieme, trullalero trullalà, vado a mettere una bella cipolla rossa tagliata in maniera sottile, però non tritata, e questo, vi ripeto, per quanto riguarda i miei gusti. Poi trovo sempre sotto ai commenti: a me non piace l'aglio a fette, a me non piace l'aglio così, ma che te mangi? Io faccio quello che mi pare, voi fate quello che vi pare. Volete tritare cipolla, tritatela, volete frullare, frullatela, volete fare così, fatela così, ma insomma fate un po' come che ha. Questa ricetta qua mette a risalto in primo piano i peperoni, le patate, le cipolle, poi la pasta la fate a contorno, ma deve essere veramente un ingrediente, un condimento ricco, quasi invadente sulla pasta. Adesso ci siamo quasi, quando mettete il cucchiaio sulla patata e questa si scioglie bene, diciamo che si spezza bene, non deve essere completamente a purea, allora spengo il fuoco, una parte di quello che vedete in padella, un terzo, lo vado a frullare e a creare una crema che poi metterò insieme ai pezzettoni. Allora, adesso la crema sta qui. Dentro vado a mettere la rimanenza dei pezzettoni e la padella me la lascio libera. Perché? Perché dobbiamo cucinare la pancetta e non l'ho voluta fare insieme perché la volevo più croccante possibile. Allora, arecchi c'è qua. Olio padella. Padella accesa. Andiamo a mettere la pancetta tesa con un cucchiaio d'olio, non tantissimo, e la facciamo soffriggere fino a farla diventare bella croccante. Poi dopo metteremo la salsa. Prima la pancetta, metto qualche ramoscello di timo, che dopo ovviamente rimuoverò perché si sposa veramente bene. Ovviamente la pancetta, se ne prendete un'ottima qualità, è tutto a vantaggio del risultato finale. Se comprate quella a cubetti al supermercato, sì, la potete anche usare, ma insomma la pancetta tesa bella fresca, magari pure affumicata, piccante, come volete, di buona qualità, vi cambia totalmente il risultato finale del piatto. Allora, sapore dato, si spegne, vado a togliere il timo, così. Come vedete, sto rimuovendo ancora una parte della pancetta, la metto da parte, l'altra la lascio qui e vado a insaporire l'orto con la crema e tutto con il grasso della pancetta sciolta. Ragazzi, è un mix di sapori che veramente
mi direte grazie Simone che mi hai dato questa ricetta perché è spettacolare. Il tocco che non poteva mancare è il pecorino romano, ragazzi. Il pecorino romano va a concludere un mix di sapori praticamente perfetto, e questa credo che sia l'ortolana più buona che avete mai mangiato. Rifate sto piatto, vi prego. Zita pronte e via, si alza la fiamma, si fa saltare tutto quanto insieme. Se volete, una volta saltata tutta la pasta, la potete anche ricoprire con parmigiano e mozzarella, metterla al forno. Io la servo così, direttamente al piatto, così bella cremosa. È davvero un gran risultato. Il momento del salto è quello che mi mette più appetito, perché salgono tutti i sapori e poi questo è il risultato finale. Spettacolo! E oggi questa si mette così dentro al piattone, si serve al centro della tavola, il primo che arriva magna, e vi dovete pure spiegare perché il primo che arriva c'ha fame di solito. E andiamo a contornare di pancetta croccante tutto il top della pasta. Ovviamente non ci dimentichiamo dell'ultimo tocco, che è il pecorino romano. Cuccioli contadini, guardate qua che robetta, guardate che salsetta, bello, cremoso, saporito, peperoni, patate, cipolle, pancetta, Dio mio, il pecorino che gli farà contorno, grazie a Dio. Allora cuccioli, io oggi questo non lo vado ad assaggiare prima perché non mi sembra rispettoso nei confronti di chi sta aspettando di là. Però fidatevi che a occhio è buono. Rifate passo passo quello che ho fatto io e ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie Cicci, ciao!